mattina, sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie, non nemmeno ho avuto tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri, organizzare il mio funerale, poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio, qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio. Una volta che sono morto, sono nemmeno accorto, è stato solo un secondo, l'altro non vado da sepolto. Una volta che sono morto, ho immaginato che fosse uno scherzo, sono stato tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risolto. Così che sono finito in quello che chiamano sono eterno. Non è vero che c'è il paradiso, il purgatorio, nemmeno l'inferno, sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Pomeriggio passeggio con te, poi gioco a briscola a Cupertini, e stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso è portato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Gacchè, l'avete cambiato il mondo? Nonno, lascia stare, dai, ti offro un gelato. Una volta che sono morto, non sono nemmeno accorto, dato dopo un secondo, mi sto meglio nell'altro mondo. Se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei soprattutto quella foto con quella faccia da sentire. Certo, mi era visto un po' pallido, pensavo fosse il neo dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrebbe fatto, mangiare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.